Diario, ti scrivo da un posto tremendo, Sant'Anna di Stazzema. È la seconda volta che vengo qua con Carolina, una regista cilena che vive a Barcellona e che sta girando un film per cui mi ha chiesto di portarla in giro per la Toscana. La memoria es dolorosamente la única relación que podemos sostener con los muertos, escribe Susan Sontag. Sabemos que moriremos y nos afligimos por quienes mueren antes que nosotros. Recordar demasiado nos amarga. Hacer la paz es olvidar. La memoria no solo se construye con el recuerdo de lo vivido. Existen recuerdos adquiridos o transmitidos por otras personas. Siria y Adele Pardini son supervivientes de una masacre. La voluntad exterminadora quiso aniquilar cualquier vestigio del horror. De ahí la importancia del testimonio. El 12 de agosto de 1944, un batallón de la CSS entró en Sant'Anna di Stazzema y asesinó a 560 residentes y refugiados, en su mayoría mujeres, niñas y niños. Siria y Adela me contaron su historia. Andi brutti ricordi. Brutti ricordi sono. Avevo paura di dire cose che non sapevo. I miei primi 4 anni della mia mamma non mi ricordo niente. All'infuori di quella mattina, infatti tante volte mi domandino, no, io all'infuori di quando sono venuti i tedeschi mi ho fatto cosa a quella tazza, prima non mi ricordo niente. Diana mi accompagna in questo viaggio. Traduce mis preguntas, inquietudes, y el titubeo que me produce no saber bien cómo filmar esta tragedia. Gracias por la paciencia. Sí, con tanta paciencia de todas las partes. Es la cosa más importante en la vida, porque se aceptan las cosas de manera diversa, con paz. Sí. Yo me llamo Pardini Siria, soy nata a Sant'Anna el 9 de diciembre del 35. Il giorno che è successo il fatto, io avevo 8 anni e mezzo, però non ero con la mia mamma, ero a un cacciadiavoli con mio babbo e i miei fratelli, con Vinicio, Vittorio e l'Alicia. Quando siamo ritornati su a Sant'Anna, si è vista la mia mamma, l'aveva già portata in salotto. Il mio babbo. E poi dopo, certo dopo quando è successo che sì, avevo la bimbina di 20 giorni che è morta il 4 di settembre e un'altra sorella che aveva 16 anni è morta il 19 di settembre. Io mi chiamo Pardini Adele, sono nata il 9 del 12 del 40. Quella mattina ci trovavamo in località Coletti. Quando sono arrivati i tedeschi, eravamo una trentina di persone in questa aia. Io mi ricordo che facevo colazione in quelle tazze tonde che ora le ho viste che le rivendono. I tedeschi me l'hanno fatta posare su questa cassapanca che c'erano a sedere. Gli altri non so. Io mi ricordo soltanto di me che facevo colazione. A spintoni ci hanno preso e ci hanno portato al muro dell'altra casa. La distanza non sa nemmeno di qui dove è la telecamera ora. Questa mamma ha chiesto pietà per il suo figliolo come la mia mamma ha chiesto pietà. Si sono levati la pistola del fodero e gli hanno sparato. Quando è cascata la mia mamma,
che l'hanno sparata, l'hanno messa al muro, l'hanno sparata, lei aveva la bimbina di 20 giorni in braccio, le mie sorelle erano tutte dietro a lei, c'era la mia Adele che aveva 4 anni, la Lilia ne aveva 10 e la Cesira ne aveva 18 e la Maria 16. E si gli è aperta questa porta e sono andate dentro questo fondo. Nel cascare giù si è aperta una porta dietro di noi. La mia sorella Lilia dice: te urlavi e io ti tenevo la bocca tappata con una mano. Poi dopo noi siamo rimasti col babbo un po' in collegio, siamo andati e poi siamo ritornati su, poi ci siamo sposati. E poi la nostra vita è stata talmente triste, ma triste, che tante volte ho detto: ma se era morto il mio babbo invece che la mia mamma, perché la mia mamma faceva da uomo e da donna. Algunas supervivientes creen que la palabra víctima no considera su lucha. En vez de ser recordadas por el daño sufrido, prefieren serlo por su resistencia. Yo le he siempre raccontato a le mie bimbe. E sempre siamo venuti su a Sant'Anna e sempre hanno sempre saputo che la nonna era morta laggiù e la bimba. E dopo siamo portate su all'ossario. Quelli che erano qui non sono stati riconosciuti e l'hanno messi tutti sotto il monumento, c'è il monumento lassù nell'ossario e l'hanno messi tutti lì. Io a miei figli ho sempre tenuto nascosto la mia sofferenza, però quando è stato il processo che le mie sorelle sono andate a testimoniare, dopo questo processo ho visto che c'era da parlare, quello che si poteva parlare per ritirare avanti questa memoria. Però io ai miei figli ho sempre tenuto nascosto il mio dolore. Né credo che si possa dimenticare un simile eccidio nella storia. Se si racconta adesso a parole sembra tutto banale, ma vedere le lacrime delle sorelle fa toccare con mano il significato della strage. È stato un vero onore poter parlare con chi è stato capace di andare avanti e condurre una vita dopo ciò che è successo. Quello sì, ma siamo più pochi ora, perché anche la mia sorella, quella più grande che ha preso in braccio la mia bimba, è morta di marzo. Sicché il mio fratello, quello più grande, che è Vinicio, anche lui se n'è andato il 14 di... nel 2014, e sicché ora due sorelle, anche quelle non sono più in stato di poter parlare, il più che siamo io e lì e basta. Grazie. Tutto bene, via. Fantastico. Va bene? E io sono stato un po' in campo. Fantastico, grazie. Un po' qua, un po' in là. Perfetto, grazie. Io speriamo che sia tutto bello. La cosa più folle è che nel mondo ci siano ancora persone che negano quello che è successo, i cosiddetti negazionisti, che disprezzo fino al midollo. Non avevo idea che la Toscana e l'Emilia-Romagna fossero le regioni dove c'erano state più stragi in assoluto in Italia. Adesso ti lascio, che torniamo a Firenze e ci vogliono quasi 2 ore. Ed io guido la mia macchina con Carolina, sua madre e il cameraman Americo.